Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e purtroppo un video non carino da fare perché siamo tornati in lockdown, c'è stata la chiusura delle palestre con il nuovo DPCM, quindi la cosa che vogliamo fare è darvi subito degli spunti da poter utilizzare e dei consigli sostanzialmente da attuare in questa fase, sperando che sia più breve del previsto per via dei movimenti che ci sono e il forte malcontento che la popolazione sta meno male dimostrando. Allora dunque, prima di tutto, quello che abbiamo fatto noi è stato aprire una sezione su RhinoNation, quindi sul nostro sito, sul nostro portale, una sezione nel forum, sezione Covid, in cui voi potete fare tutte le domande del caso. Noi siamo là, rispondiamo tutto il giorno, cioè tutti i giorni più volte al giorno, come al solito nel forum in generale, su RhinoNation in generale, e potete fare tutte le domande del caso. E la cosa che incentiviamo tutti i membri della community, quindi ve lo chiedo cortesemente, a qualsiasi spunto che avete, magari avete trovato un sito che svende, una palestra che svende cose, o dovete voi vendere qualcosa a livello di attrezzature, oppure avete trovato un setting particolare per fare un determinato esercizio, per favore ragazzi condividetelo in quella sezione del forum, in modo che ci sia bene o male un passaparola, in modo che tutti quanti possano prendere degli spunti interessanti, e cerchiamo di rimanere uniti, compatti e saldi, collaborativi a vicenda in questi giorni. Quindi vi faccio un appello a tutti i membri del sito, cerchiamo di creare un fronte unito da questo punto di vista, ok? Quindi in questa sezione del forum, oltretutto, io sto aggiornando ogni lunedì, sto postando una scheda settimanale da fare. Questo lunedì l'ho postata in upper lower, ho scritto tutti gli esercizi con i relativi link ai video degli esercizi un po' più particolari, con serie da fare, ripetizioni, una scheda vera e propria, insomma, in modo che voi possiate prendere spunto, farla, e vi chiedo di scrivere sotto nei commenti i feedback che avete. In questo modo io posso costantemente andare ad aggiornarla, quindi ogni lunedì io pubblicherò la scheda della settimana, e in questo modo voi potete seguire un programma che è sicuramente ben strutturato e che vi permette di lavorare al meglio in questo periodo non esattamente ideale. Il programma che sto postando si può fare anche con cose trovate per casa, il mio consiglio è quello di utilizzare comunque, di avere degli elastici, un minimo di attrezzatura, però si può fare benissimo anche senza, quindi veramente con delle bottiglie o cose, e sicuramente vi permetterà di mantenere tutto quanto al meglio, quantomeno nel breve periodo, quindi è un qualcosa che potete anche in questo caso sfruttare. Stiamo cercando di dare tutto il sostegno possibile in ogni caso in questa situazione difficile. Ora, ci ho detto, in linea con questa nostra questo nostro spirito, voglio fare un video per darvi dei suggerimenti veloci, semplici e attuali per tutto quello che vi starete chiedendo: che cosa faccio con l'alimentazione, cosa faccio con l'allenamento, come mi comporto, cosa faccio e tutto il resto. Allora, prima cosa, per quanto riguarda l'attrezzatura, io vi lascio un link qua per quanto riguarda un file che abbiamo fatto con l'attrezzatura minima necessaria, partendo da un presupposto che, se non avete acquistato attrezzi nel primo lockdown, probabilmente in questo secondo difficilmente li andrete ad acquistare, anche perché di nuovo si spera che sia molto breve come discorso e che tutto questo incubo finisca il 24 di novembre. Per cui io il consiglio che vi posso dare è questo: acquistate due o tre cose molto semplici, ossia, se non li avete, gli elastici, un half rack che vi faccia anche, vi dia la possibilità di fare delle dips, ok? Vi ho lasciato il link qua, e con cui potete fare delle dips, quindi sicuramente l'esercizio che viene considerato lo squat dell'upper body, che vi dà uno stimolo molto completo e importante, quindi è veramente un esercizio semplice da fare, non servono attrezzature, sul quale poter effettivamente progredire e avere dei miglioramenti durante questa fase, quindi avere effettivamente uno stimolo concreto a cui il nostro corpo può rispondere in maniera concreta durante questa fase di lockdown. Ci metteremo più volume, ci metteremo più enfasi se vogliamo, utilizzeremo un po' di tecniche eccetera, però è un esercizio anche sicuro in cui raggiungere il cedimento, creare tanta intensità, insomma, sicuramente è oro in questo momento, ma è oro anche nelle programmazioni in generale, nel senso che io lo inserisco sempre nei miei mesocicli, è un esercizio straordinario che possiamo fare relativamente con poco. Quindi possiamo anche sovraccaricare le dips con gli elastici, l'avrete visto sul mio Instagram, che è un bel vantaggio perché anche va a rendere il resistance profile più piatto, quindi non è una cosa esattamente stupida, anzi vantaggiosa. Comunque non voglio entrare nel tecnicismo. Con quel tipo di rack potete anche simulare delle trazioni orizzontali, e sicuramente se riuscite a comprare una barra trazioni da attaccare alla porta avete, ecco, già fatto anche tutto il lavoro per una sessione tra virgolette pull. Ma le braccia sono relativamente facili da allenare, così come anche le spalle, basta un minimo di sovraccarico, però i distretti grossi e l'upper body già con delle dips e delle trazioni fate veramente veramente tanto, e anzi per molti può essere anche un incentivo a lavorare su schemi che difficilmente in palestra si fanno, un po' presi dalla goliardia di provare tutti i macchinari
macchinari. Ora, per quanto riguarda le gambe, era sicuramente la cosa più ostica. Secondo me l'acquisto di una panchetta per fare una Romanian chair o CC squat, detto in maniera molto volgare ed impropria in realtà, è un'ottima soluzione, perché abbiamo un esercizio semplice da fare, una panca che non costa poi granché, perché costa credo una cinquantina d'euro, forse poco di più, e soprattutto uno strumento che possiamo sfruttare per fare anche dei Bulgarian, degli affondi, altri esercizi che possiamo sovraccaricare con gli elastici, che è una cosa non stupida, perché di nuovo c'è un interessante effetto dal punto di vista di resistance profile dell'esercizio. Noi ne abbiamo trovata una nel link che vi lasciamo, che c'ha anche delle cose per appendersi per fare i push-ups da terra, quindi sicuramente è un altro esercizio che possiamo inserire sovraccaricando con bande elastiche. E sinceramente, se poi avete la possibilità, inserite e andate ad acquistare bilancieri e manubri, questo sicuramente. E un altro consiglio che vi posso dare, che è uno strumento che sicuramente può essere utile anche fuori dal lockdown, è prendere una bike da spinning. Ce ne sono che costano veramente poco, 150 euro, che potete riutilizzare praticamente sempre per fare cardio, magari quando piove, o fare cardio in casa e tutto il resto, ma andando a inserirlo magari in una vostra sessione gambe, vi fate il Bulgarian, vi fate la panca per il CC squat, poi prendete le fasce da BFR, ve le attaccate alle cosce e iniziate a fare spinning e HIIT. Vi assicuro che il transfer ipertrofico sulle gambe, per quanto sia detestabile e brutale come momenti, perché passerete veramente brutti momenti, sarà veramente ottimale. Quindi questa è un'altra cosa che possiamo prossimamente giocarci da casa. La bike da spinning hanno la resistenza che si modula, quindi possono arrivare a resistenze molto molto importanti che mettono sicuramente a dura prova le gambe in generale. E andrete a lavorare su componenti di endurance muscolare, di endurance cardiovascolare, che normalmente in palestra non andate a sfruttare. Quindi sicuramente questo vi permetterà di sfruttare al massimo e al meglio questo periodo di lockdown. Quindi caldamente consigliati questi acquisti, che meno male vi verranno a costare credo meno di 300 euro complessivamente, forse un po' di più, comunque intorno a quella cifra. Ecco, è sicuramente una buona mossa per sfruttare al meglio questo lockdown e anzi probabilmente fare anche qualche progresso, quantomeno su alcune abilità, e avere un ottimo transfer quando tornerete poi in palestra. Ora passiamo a parlare un po' più nel concreto. Alimentazione, come gestirvi in alimentazione. Io credo che in questa fase per la maggior parte delle persone la soluzione migliore sia quello di stare in normocalorica, un lievissimo deficit. Questo che cosa comporta? Vuol dire semplicemente sfruttare il periodo per fare un mini cut. Perché questo? Perché in fase di mini cut l'allenamento deve essere standardizzato, deve essere semplice, non dovete forzare troppo le cose, perché non volete costruire ma volete soltanto ripristinare, di avere degli effetti da un punto di vista di environment e di assetto metabolico del vostro corpo. Quindi potete permettervi di essere un po' più standard nell'allenamento, ha sicuramente senso, e potete soprattutto fare quel famoso passo indietro per farne poi due in avanti quando riaprono le palestre e tornare a un bulk produttivo. Abbasserete i livelli di BF, quindi il grasso tenderà a diminuire, sarete sicuramente più attivi e riuscirete poi a costruire meglio. Se state facendo un percorso di cut, allora potete valutare di continuare se non state tirando un po' troppo la corda, però in generale non c'è bisogno di risalire. Questo perché comunque, di nuovo, in un percorso di cut l'allenamento deve essere abbastanza standard, non volete costruire, non volete forzare troppo il corpo, ma dovete dare quello stimolo di conservazione necessario che potete mantenere verosimilmente anche da casa. Non è sicuramente ottimale, quindi sicuramente non lo consiglio per chi sta facendo contest prep di continuare a contest prep da casa, però sicuramente non c'è bisogno di stravolgere troppo i piani. Ovviamente ragazzi, tutto questo video ve lo faccio sulla base del presupposto che in casa non possiate allenarvi decentemente. Se avete un home gym, continuate a fare quello che avete sempre fatto con la massima tranquillità. Io ragazzi che hanno un home gym, gli ho semplicemente riadattato il piano per farlo con gli attrezzi da casa, però se avete rack, manubri, bilanciere, dischi e tutto il resto, veramente non vedo assolutamente il problema, cambiate semplicemente metodica. Ora, ciò detto, passiamo all'allenamento. Ora, per quanto riguarda l'allenamento, ragazzi, il mio appello è: non sovracomplicate le cose. La situazione è questa, accettatela, state sul semplice. Prendete quei pochi esercizi che riuscite a fare con buona stabilità, buona sicurezza, perché state a casa, non state in una palestra, il cedimento potete portarlo a quel che è, vostra madre non credo che sia uno spotter ideale, o la vostra compagna, la vostra moglie, la vostra ragazza, a meno che non lo sia, nel caso mia moglie è uno spotter ideale, però detto questo, state sul semplice, ragazzi. Fate quegli esercizi, portate a livello di effort e sicurezza più alto possibile, di nuovo, livello più alto possibile di effort, mantenendo una buona sicurezza, e
casomai accelerate un po' sul volume, perché non potete creare troppi extender set, eccetera. Casomai fate dei cluster set per accumulare tonnellaggio, però, di nuovo, cose molto molto semplici. Per quanto riguarda la split di allenamento, il mio consiglio è di fare o una full body su 3 volte a settimana o un upper lower su 4 volte a settimana. Però, anche in questo caso, se fate una sessione petto, quanti esercizi potete inventarvi di petto? Preferisco fare una sessione upper in cui faccio delle dips, dei push-ups, se posso con gli elastici faccio una variante di aperture e tutto il resto, a posto, passo al dorso dove faccio trazioni verticali, trazioni orizzontali, un pull unilaterale con elastico, e di nuovo passo a spalle e braccia. Semplice, efficace, frequenza di allenamento tendenzialmente elevata, e sicuramente molti di voi capiranno i benefici di fare split del genere che magari dovrebbero fare anche in palestra. Quindi state sul semplice, non sovracomplicate, non prendete, fatevi prendere l'ansia che non riuscite a fare quel programma particolare in palestra e tutto il resto. Io, per come lavoro io, i miei ragazzi hanno bisogno di una palestra per lavorare, ma in questo caso da casa abbiamo riarrangiato le cose e le abbiamo portate sul semplice, quindi cambiando totalmente stimolo e modus operandi, ok? Quindi semplice, non succede assolutamente niente, questo ve lo posso promettere. Pensate piuttosto a progredire e a migliorare su quei pochi esercizi che potete fare in sicurezza, quindi prendete le dips, diventate dannatamente forti nelle dips, trazioni, diventate dannatamente bravi a fare trazioni, e vi assicuro che il petto, il dorso e l'upper body in generale cresceranno molto molto bene. Ok, passiamo al NEAT e al cardio. NEAT, tenetelo sicuramente un filo più elevato, perché la mole e il volume di lavoro tendenzialmente andrà a ridursi in sala. È una buona occasione per cercare di essere un po' più attivi, farvi 4 passi, prendere anche una boccata d'aria, quindi cercare di non stare troppo angustiati, troppo coperti e al chiuso come topi in questo periodo di lockdown, eccetera, anche perché se fanno un lockdown davvero sarà un po' l'ultima volta in cui potrete. Cardio, come detto, potete sfruttare la bike per fare del cardio HIIT, però poi non inserirei altre forme di cardio troppo stressanti, perché è vero che lo stimolo all'allenamento è minore, però non vogliamo neanche sovraffaticare il corpo su altre abilità, quindi diamo quello stimolo un po' più basso, un po' più blando, magari giochiamo in ribasso con le calorie, però poi non massacriamo di cardio, piuttosto teniamo il NEAT un po' più elevato, anche perché molti di noi avranno verosimilmente un po' più di tempo, ok? Quindi state su 15.000 passi al giorno, se riuscite, se non riuscite state un po' più bassi, però sicuramente non superate questa soglia. Di nuovo, realmente 15.000 li raggiungete abbastanza semplicemente prima di qualsiasi commento che possiate scrivere qua sotto. Io, con tutto questo in bulk, non devo fare tot passi eccetera, già avendo 2 cani 15.000 li raggiungo praticamente sicuramente. Mi faccio giusto, forzo un po' facendo una passeggiata la mattina, una passeggiata ogni tanto per digerire meglio, perché sto mangiando tanto in questo periodo, però veramente 15.000 mi sembrano abbastanza verosimili da raggiungere. Però di nuovo, basatevi un po' sulla vostra organizzazione, sul vostro lifestyle, su quello a cui siete abituati, su quanto pesate anche, e gestitevi in funzione di questo. Ora, l'ultimo discorso, l'ultimo punto straordinariamente importante, il mood, ok? Ragazzi, è quel che è, non ci si può far granché, o meglio, quello che possiamo fare lo stiamo facendo, molti di voi sono proattivi in questo e sicuramente stanno dando un bel esempio se stanno facendo le cose in maniera intelligente, però non voglio entrare in questi discorsi, è quel che è. Ora, la domanda è, che cosa farete dopo? Se voi iniziate a sovrastressarvi, a cercare di fare, a impanicarvi e tutto il resto, quando le cose ripartono avrete semplicemente gestito le cose male. Sarete sovrastressati e non potrete realmente spingere. Allora, il modo migliore per sfruttare questo periodo è concentrarvi sul dopo. Io non ne parlo spesso e non ne parlerò mai, però ci sono stati momenti difficili in generale nella mia vita. Difficili non come un lockdown, difficili cose brutte. E tutto quello che mi teneva stabile, che mi permetteva di andare, che mi permetteva di fare, era il pensare al dopo. Cosa farò dopo? Dopo arriverà quel momento. Dopo riuscirò a far questo. C'era anche una cosa che mi dicevo molto spesso, era: ok, comunque vada, stasera starò nel mio letto. Come ogni sera io potrò mettermi nelle mie coperte, nella mia stanza, e starò là. Ed è un pensiero che mi confortava, perché ho 70.000 casini, però stasera, quel punto di arrivo, mi ci devo concentrare perché starò sempre là. Questo è sicuro, ok? Pensate la stessa cosa. Alla fine di tutta questa merda, alla fine di tutta questa cosa, io avrò comunque la mia palestra, avrò comunque il mio ritmo, potrò concentrarmi su quello. Ora la domanda è: con quale forza potrò farlo? Con quale spirito potrò farlo? Perché se, ragazzi, vi sputtanate totalmente queste 4 settimane perché hanno chiuso le palestre, allora che forza avete? Che spirito avete?
Ok, come arriverete là? Vi troverete sovrastressati, vi troverete che siete stati male, che avete buttato queste 4 settimane. Invece devono essere 4 settimane sfruttate al meglio, ok? Trovando un vostro equilibrio, anche in un momento difficile. È una cosa facile? Non è facile. Non è facile perché, ve lo dico io, è la mia vita. La palestra, il bodybuilding, è la mia vita. È tutto. È il mio lavoro, è la mia passione, è il mio futuro, il mio passato, il mio presente. Quindi non è facile. Per niente. È qualcosa che ti sconvolge totalmente e ti scombussola e ti fa sentire totalmente spesato, come ti svegli durante il giorno. Io che cosa devo fare adesso nella mia vita? È come quando portai per la prima volta i cani al guinzaglio. Li misi il guinzaglio, li portai fuori, loro... Io che cosa devo fare adesso? Cioè, che cosa pretendi da me? Cioè, c'ho questo coso e che cosa dovrei fare? È più o meno questo in questa situazione di lockdown. Però poi passerà. E il modo in cui si affrontano queste situazioni è quello che realmente caratterizzerà chi siete voi. Caratterizzerà la vostra vita e caratterizzerà la vostra capacità di reagire a situazioni anche peggiori, sperando che non avvengano. Quindi io quello che vi dico è che sono 4 settimane, sperando che siano soltanto questi 4, ma non succede niente. Io ho fatto questo video per dirvi cosa potete fare concretamente. Vi sto dicendo, da tecnico, da preparatore, da persona che lavora nel settore e che ha lavorato con centinaia di atleti, vi sto dicendo che non succederà niente. Cioè che sul lungo periodo non avrete problematiche sul vostro percorso. Ma succederà soltanto se riuscirete a fare questo passo indietro, se riuscirete a trovare una calma. Perché vi ricordate il video sul recupero? La cosa che vi ho detto, la cosa peggiore che impatta i vostri progressi, il vostro percorso, che cos'è? Lo stress. Lo stress del quotidiano. E siamo in un momento in cui, forzatamente, vediamo il bicchiere mezzo pieno, ci stanno togliendo stress. Perché c'ho uno stressor più blando, l'allenamento. C'ho più tempo da stare a casa. Ok, una merda. Perché vorrei averlo questo stress, però non ce l'ho. Quindi i casi sono due: o mi stresso di più perché non ho questo stress, o mi stresso di meno perché non ho questo stress. E cerco di cogliere ogni singola occasione per far qualcosa. In primis programmare il mio ritorno in palestra. Quindi vedere video, vedere podcast, fare domande, approfondire qualcosa, leggere un libro, oppure per rilassarmi ed evadere. Ecco, nel mio caso, magari se siete dei tecnici che lavorate tutto il giorno in palestra, tutto il giorno comunque nel bodybuilding, eccetera, momento di evasione per ricaricare le batterie. Io, fondamentalmente, in ogni momento di evasione mi chiudo sull'astrofisica. È una cosa che mi fa uscire di matto, è bellissimo. Tipo ieri con Giorgia non sapevamo che cosa vedere, ci siamo visti la puntata di Ulisse su YouTube sull'allunaggio, ok? È bello, è divertente. È una cosa, un momento in cui non sento niente riguardo al bodybuilding, che di nuovo è quello che amo più visceralmente, però è un momento di evasione, che mi permette di amarlo, di tornare ad amarlo nel momento in cui ci sono. Quindi leggere un libro, distrarsi, vedere una serie, qualcosa che non appartiene al bodybuilding, o viceversa immergervi ancora di più se non è il vostro sport, se sentite che non avevate mai il tempo per dedicarvici davvero, questo potete farlo adesso. E in ogni caso, in entrambe queste direzioni, tornerete in palestra più cazzuti che mai. E io sono sicuro che se trovate questa base, tornerete, spaccherete tutto e non darete più niente per scontato. E andrete in palestra e vivrete l'ambiente al massimo. E quindi, che scenario è? È uno scenario in cui avete lavorato, vi siete spremuti, fate una fase di deload in cui comunque qualcosa continuate a fare e tornate ancora più cazzuti, freschi e vogliosi di fare. È uno scenario perfetto. Cioè, è uno scenario che concretamente in molte programmazioni c'è, è presente, ok? E questo è il fatto. È una programmazione perfetta. La programmazione lockdown. Ci si potrebbe scrivere un libro. Tu spingi, 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 poi 4 settimane di deload, in cui pensi ad altro, ti distrai e ripianifichi tutto quanto e riparti più cazzuto di prima. Ci potrei scrivere un programma. Allora qual è il problema? È una merda, però cerchiamo di vedere il lato positivo. Realmente qual è il problema? Sfruttiamola. E imparate anche, sfruttate questa fase per imparare a coccolare il vostro corpo. Perché lo massacrate sempre, costantemente. Imparate a coccolarlo. Dategli un margine di recupero. Fidatevi di lui. Fidatevi di lui, perché se avete lavorato bene in sala fino adesso, 4 settimane di deload in questa casa saranno un'occasione per lui per dimostrarvi quanto vuole crescere, quanto può sovracompensare. Ve lo assicuro, non avrete idea di quanto. In realtà molti di voi diranno: cazzo, sto lievitando, cazzo, sto crescendo, cazzo, ma guarda come sto, ma perché? Mi alleno male. Dategli modo di dimostrarvelo.
se avete lavorato bene. E molti di voi diranno, quando torneranno in palestra, diranno, porca puttana quanto sto spingendo, ma che è successo? Finalmente hai dato quel piccolo scarico in più che ti è stato imposto, mentale, fisico, quello che ti pare, di cui avevi bisogno. Ma deve essere anche mentale. Perché se è soltanto fisico, imposto, e siete stressati e cercate di barcarenarvi ammazzandovi di cardio, di net, aggiungendo volume, facendo e strafacendo, arrivate in palestra che siete sfatti, sarete sovrastressati, il corpo sarà affamato e paradossalmente la cosa più intelligente che potete fare appena finito il lockdown sarà scaricare. Ha senso? Secondo me no. Ragazzi, per qualsiasi cosa, noi ci siamo. Se avete idee di come possiamo darvi un supporto ulteriore, scrivetelo qua sotto nei commenti, scrivetelo su Direct. Siamo leggermente intasati, leggermente, per usare un eufemismo, tra Direct e tutto il resto. In questo momento la nostra priorità sono in primis i nostri atleti, quindi pazientate se ci mettiamo tempo a rispondere, e logicamente i membri della community che ci hanno sempre sostenuto per tutti i nostri progetti, tutto Rhino Nation eccetera, e quindi noi ci sentiamo di sostenerli al 110% in questa fase. Quindi queste sono le nostre priorità, però sentitevi liberi di scriverci, siamo qua, siamo a supporto, siamo qui per voi. Quindi mi raccomando ragazzi, uniti, un sorriso come sempre, non succede niente, e vediamo di affrontare anche questa.